report. I can repeat after me. I, George Walker Bush, do solemnly swear. I, George Walker Bush, do solemnly swear. God bless America. God bless America. Dio benedica l'America. God bless America. My home, sweet home. Dio benedica l'America sarà ancora l'inizio di ogni discorso e la fine di ogni discorso di George Bush, da poche ore nuovo presidente degli Stati Uniti, colui che è stato definito il re santo, il difensore della fede. Ma proprio in materia di fede, qual è il vero rapporto, il pensiero di George Bush rispetto alla fede? Per affiliazione Bush è metodista. In termini teologici potrebbe essere definito un pietista, in quanto considera la religione più una questione di cuore che di intelletto. Ma comunque si voglia descrivere la sua fede, questa comporta un rapporto diretto tra credente e Dio. Non prevede preti o altre figure di intermediari né libri al di fuori della Bibbia, considerata dai gruppi dei cristiani rinati omnicomprensiva, dalla raccolta di ispirazioni poetiche alla ricetta letterale della vita. E Dio ritorna spesso nelle parole del presidente degli Stati Uniti e nei suoi discorsi, con toni profetici, dicono gli esperti, con citazioni bibliche e con frasi apocalittiche. Dio non è neutrale. Il conflitto è fra bene e male. Un angelo corre nel turbine e dirige la tempesta. Le tenebre non avranno ragione di noi. È stato scritto l'indomani della sua riconferma che Bush nel suo discorso alla nazione non sembrava un politico vittorioso ma un profeta che sognava di passare alla storia. È come se il presidente degli Stati Uniti d'America abbia avuto e continui ad avere una missione da compiere. La ragione quindi è personale, profonda, al di là delle considerazioni politiche del momento. E quindi Bush vive la necessità di difendere l'America e di inseguire i terroristi come una missione personale, prima che politica. E la missione di Bush riguarda sì la lotta al terrorismo, ma anche la difesa dei valori dell'America profonda, delle praterie, della cosiddetta cintura della Bibbia, dove morale, famiglia e religione vengono prima di qualunque altra cosa. Questo è quello che credono molti milioni di americani, 60 milioni di americani che sono fondamentalisti protestanti, cristiani rinati si chiamano, e che credono nell'imminenza del secondo ritorno di Gesù sulla terra e pensano che la politica americana debba accelerare questo evento metafisico. E sono stati certamente anche i fondamentalisti religiosi che nel voto di martedì scorso hanno fatto la differenza, circa 4 milioni di voti che non avevano votato nel 2000 e che questa volta sono andati ai seggi e hanno espresso la loro preferenza per il difensore dei valori dell'America profonda. Ma allora, quanto conta la fede nelle scelte politiche di Bush? Quanto incide sulla sua decisione sia in politica interna che in politica estera? E che peso hanno le convinzioni dei protestanti evangelici all'interno dell'amministrazione Bush? Risponderemo a queste domande, cercheremo di rispondere a queste domande dopo la pubblicità. Cari figlioli, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del padre. In questo momento in Washington, dopo un lungo viaggio. We all bring the same air. We all carry. Il merito, anche direi, e soprattutto del popolo italiano. Via d'amore, a nessuna altra notizia. Los imperialistas. Esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni. Con le forze che sono destinate per statuto
a difendere. Combattenti di terra, mare e d'aria. Dio non è neutrale. Il conflitto è fra bene e male. Un angelo corre nel turbine e dirige la tempesta. Le tenebre non avranno ragione di noi. Ladies and gentlemen, I give you the President of the United States. Ogni risorsa verrà usata contro i nostri nemici per garantire la sicurezza delle nostre famiglie. Ho bisogno di voi. Lotterò anche per voi, per costruire il nostro futuro insieme, per difendere la nostra fede. Le frasi che avete appena ascoltato sono state pronunciate in momenti diversi dalla stessa persona, quella che avete visto ritratta nelle fotografie. Si tratta, è logico, di George Bush, l'ultimo inquilino della Casa Bianca, il texano di ferro, il politico concreto fatto di certezze, di tradizioni, l'uomo che inizia e finisce tutti i suoi discorsi con la stessa frase. May God bless America. È il 43esimo presidente degli Stati Uniti. È nato il 6 luglio del 1946 ed è cresciuto nel Midland e a Houston, nel Texas. Si è laureato all'Università di Yale e ha conseguito il Master in Business Administration ad Harvard. Ha prestato servizio militare come pilota di F-102 nella Guardia Nazionale del Texas, per poi dedicarsi nel Midland, dal 1975 fino all'86, all'industria del gas e del petrolio. Dopo aver collaborato nel 1988 alla vittoriosa campagna presidenziale di suo padre, nel 1989, insieme ad altri soci, ha comprato la squadra di baseball dei Texas Rangers. È stato general manager della squadra fino alla sua elezione a governatore, l'8 novembre del 1994. E poi il 3 novembre 1998, con una storica vittoria, è stato rieletto diventando il primo governatore del Texas ad ottenere un secondo mandato consecutivo. Come presidente degli Stati Uniti, Bush ha adottato lo stesso stile, basato sul buonsenso e sullo spirito bipartisan, al quale si era ispirato in Texas. Ha proposto coraggiose iniziative per assicurare prosperità all'America. Allo stesso tempo si è impegnato a migliorare la scuola pubblica, a ridurre le tasse, a rafforzare l'esercito, a salvaguardare e migliorare la previdenza sociale e l'assistenza sanitaria statale, a chiamare tutta l'America all'era della responsabilità. Il presidente Bush è sposato con Laura Welch, ex insegnante e bibliotecaria, ed ha due gemelle, Barbara e Jenna. Della famiglia Bush fanno parte anche due cani, Spot e Barney, e il gatto India. May God bless America. Questa è la biografia ufficiale del Presidente degli Stati Uniti, tratta dai documenti della Casa Bianca, così come li vedete nel sito internet, nella home page del sito internet. Una biografia scarna che qualcosa dice, ma naturalmente non dice tutto, come noi questa sera non diremo tutto, ma seguiremo un solo percorso, uno e uno solo, quello del rapporto tra Bush e la religione, il rapporto che secondo moltissimi osservatori di tutto il mondo è stato uno degli elementi forti e determinanti alla base della sua schiacciante vittoria elettorale. Questi i giornali italiani all'indomani del successo di Bush, il riformista, 4 milioni di evangelici non papisti, le legioni che hanno devastato i democratici, il Corriere della Sera, Gianni Riotta, i democratici sconfitti dall'America profonda, la Bibbia e l'amor patrio contro i liberal delle città, la Repubblica, Federico Rampini, la mobilitazione della destra religiosa ha premiato il presidente, la Stampa, Lucia Annunziata, è la religione il segreto del trionfo di Bush. E allora? Bush è molto vicino al pensiero messianico e apocalittico dei militanti cristiani evangelici. È in linea con la loro visione del mondo, secondo la quale tra il bene e il male si è ingaggiata una lotta di proporzioni titaniche che culminerà in uno scontro finale. Lo ha scritto Chip Bartlett, un esperto di movimenti religiosi ultraconservatori.
Ecco, in questa frase ci sono tre elementi da sottolineare: pensiero messianico e apocalittico, cristiani evangelici, scontro finale. Tre elementi che, collegati a Bush, ci consentono un primo interrogativo. Bush ritiene di essere il nuovo Messia? Procediamo per gradi e analizziamo il discorso di Bush sullo Stato dell'Unione dal punto di vista proprio del Bush religioso, ma anche con una particolare attenzione ai passaggi che riguardano l'Iraq, la lotta contro il terrorismo e contro i cosiddetti stati canaglia. È il 28 gennaio del 2003. Il discorso annuale del Presidente al Congresso davanti alle Camere riunite è stato trasmesso in diretta televisiva negli Stati Uniti e all'estero. In questa occasione Bush ha annunciato che gli Stati Uniti chiederanno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di riunirsi per esaminare i fatti della continua provocazione irachena al mondo. Il segretario di Stato Colin Powell, ha aggiunto il Presidente, fornirà informazioni e documentazione di intelligence circa i programmi illegali sugli armamenti messi in moto dall'Iraq, nonché circa i suoi legami con gruppi terroristici. Paul S. Boyer, professore di storia all'Università del Wisconsin, ha analizzato questo discorso allo Stato dell'Unione. Prima dell'11 settembre, molti nel mondo credevano che Saddam Hussein potesse essere controllato. Ma gli agenti chimici, i virus letali e le reti terroristiche nascoste non sono facili da tenere a bada. Immaginate quei 19 dirottatori con altri tipi di armi e altri piani. Questa volta armati da Saddam Hussein. Basterebbe una fialetta, un barattolo, una cassa fatta entrare di nascosto in questo paese per causare un giorno di orrore come non ne abbiamo mai conosciuti. Noi faremo tutto ciò che è in nostro potere per assicurarci che tale giorno non venga mai. Secondo il professor Boyer, esprimendosi in questi termini, il presidente ha fatto leva sul ricordo dell'11 settembre con un vocabolario apocalittico e arcaico e di grande potenza evocativa, che per milioni di persone che credono alle profezie cristiane contiene un preciso, terribile messaggio. L'annuncio della fine che, ben al di là di Saddam Hussein, si estende alla storia dell'umanità come la conosciamo. L'annuncio della fine dunque si estenderebbe all'intera storia dell'umanità. Un vocabolario apocalittico, così dicono gli esperti, frasi di grande potenza evocativa che potrebbero creare molta suggestione in coloro che si considerano rinati o che si riconoscono nell'evangelismo. E in America sono tanti, davvero tanti, 70 milioni, un quarto dell'intera popolazione degli Stati Uniti. Ma quanto conta la fede allora nel pensiero e nelle scelte di George Bush? Ebbene, il 29 aprile del 2004, in prima serata, un documentario proposto dalla PBS, dal titolo Il Fattore Gesù, viene trasmesso negli Stati Uniti e suscita un tale interesse del pubblico da battere ogni record di ascolto della rete pubblica americana. Eccone uno stralcio, siamo nel 1988. Dodici anni dopo il sorpasso da parte di Pat Robertson ai danni di Bush padre nell'Iowa, George W. Bush atterra all'aeroporto internazionale di Des Moines. È solo uno dei sei candidati repubblicani alle primarie per la corsa alla presidenza, riuniti per il terzo dibattito televisivo del Partito Repubblicano. Durante il dibattito, il moderatore chiede ai candidati con quale filosofo politico o pensatore si identifichino. Steve Forbes risponde John Locke. Alan Keyes cita i padri fondatori. Signor Bush, un filosofo, un pensatore, perché? Cristo, perché mi ha cambiato il cuore. Si trattò di una risposta istintiva, naturale. L'elite dei media e non evangelici l'hanno considerata il frutto di un calcolo politico. Gli evangelici sanno che quella sua affermazione non lo aiutò affatto. Sanno che era assolutamente spontanea. Può darsi benissimo che fosse proprio il vero Bush a parlare. In ogni caso, l'effetto politico fu enorme. I cristiani evangelici e gli altri protestanti conservatori hanno immediatamente capito di cosa stesse parlando Bush e hanno cominciato a identificarsi con lui. Credo che il pubblico vorrebbe saperne di più. Beh, se non lo sanno già, sarà difficile spiegarglielo.
Quando dai il tuo cuore e la tua vita a Cristo, quando accetti Cristo come Salvatore, il tuo cuore e la tua vita stessa cambiano. Ed è quello che è successo a me. In sostanza rispose: se non avete avuto un'esperienza del genere, non potete capire. Ebbene, io mi sentii offeso, perché pensai che in una democrazia tollerante un politico ha l'obbligo di farsi capire anche da chi non condivide la stessa fede religiosa. All'epoca avevo un'assistente democratica, quindi tutt'altro che una simpatizzante di Bush, che però era cristiana evangelica. Ma si arrabbiò con me e mi disse: noi parliamo così e lei dovrebbe capirlo. Io credo che quando Bush parla in quel modo, gli evangelici sanno che è uno di loro. La fede ci rende consapevoli di dover essere onesti, anche quando nessuno ci guarda. Solo la fede può cambiare la vita. Io lo so perché ha cambiato la mia. Bush parla apertamente della sua fede anche durante le presidenziali del 2000. C'è stato un momento in cui ho sentito che dentro mi mancava qualcosa. In quel momento, per caso, e forse non è stato solo un caso, ho passato un fine settimana con Billy Graham. Lo staff di Bush Jr. sa quanto conta il sostegno degli evangelici per vincere la corsa per la Casa Bianca. E dedicai a Cristo la mia vita. Nel 2000, più del 40% degli americani si definisce evangelico. Di questi, almeno il 70% è conservatore. È il rapporto con Dio tramite Cristo che dà significato e scopo alla mia vita. È il rapporto con Dio tramite Cristo che dà significato e scopo alla mia vita. Una frase dell'anno 2000 pronunciata dal presidente degli Stati Uniti d'America, lo stesso che in occasione del suo primo discorso dopo l'investitura in Texas, sempre nel 2000, ha dichiarato che un angelo cavalca il vortice e dirige questa tempesta. Un'allegoria definita dagli esperti strana e sconcertante, che ricorda il tono delle profezie bibliche. Strana probabilmente, ma non tanto per un born again Christian, per un uomo rinato in Cristo. Bush non legge molto, si sa. Lo sanno i suoi collaboratori, lo ha confessato lui stesso. La prima opera che sia mai riuscito a leggere per intero, riga per riga, con sufficiente attenzione, ne ha radicalmente cambiato la personalità e la percezione del mondo. Era la Bibbia e lui era vicino ai 40 anni. Bush è un uomo che ha avuto un'adolescenza difficile, un'infanzia difficile. Quando era piccolo ebbe il dramma della sorellina che morì, senza che lui sapesse che neanche lei era malata. Dopodiché ci fu la dipendenza dal bere, della quale lui parla spesso, e che lo mise più volte in situazioni di grande difficoltà. Howard Fineman, in un'inchiesta apparsa su Newsweek con il titolo Bush e Dio, racconta che il futuro presidente è riuscito a tirarsi fuori dal tunnel dell'alcolismo grazie ad un amico intimo, Don Evans. Lui abbandonò il bere nella notte dei 40 anni, stava festeggiando il proprio compleanno assieme alla moglie e a una coppia di amici, Don Evans, l'attuale segretario al commercio, assieme a quella che sarebbe stata poi sua moglie, e quella notte successe qualcosa che portò all'indomani il George W. a promettere a Laura di abbandonare il bere. A quell'epoca Evans, che stava a sua volta attraversando un periodo di gravi difficoltà personali e professionali, era entrato a far parte di un gruppo di studio della Bibbia. Iniziò allora un periodo di 12 mesi nel quale George W., assieme a Don Evans, frequentarono un corso di Bibbia che si chiamava Il Cammino. Il programma, intitolato Community Bible Study, prevedeva un anno di studio intensivo di uno dei libri del Nuovo Testamento. Ogni settimana si iniziava un nuovo capitolo che era fatto oggetto di una rilettura minuziosa, cui seguiva una discussione in un gruppo di 10 persone. Evans aveva convinto George W. Bush a unirsi al gruppo e per 2 anni i due amici si dedicarono anima e corpo al Vangelo secondo Luca, studiarono la conversione di Paolo sulla via di Damasco e la fondazione della Chiesa cristiana. Al termine di questi 12 mesi di studio, Bush diventa un uomo di fede, un credente, un cristiano rinato. Perché rinato?
perché riscopre la fede. David Frum, estensore dei discorsi del presidente, racconta nel suo libro di una riunione tenutasi nello studio ovale della Casa Bianca. Rivolgendosi ai rappresentanti delle principali congregazioni protestanti, Bush disse: come sapete, io ho avuto un problema con l'alcol. In questo momento avrei dovuto essere in un bar del Texas invece di trovarmi nello studio ovale. Esiste una sola ragione per la quale mi trovo nello studio ovale e non in un bar del Texas. Ho trovato la fede. Ho trovato Dio. Sono qui grazie alla potenza della preghiera. Questo episodio è riportato in Eric Laurent, Il potere occulto di George Bush, saggi Mondadori. Maurizio Blondet, Chi comanda in America, è di F Edizioni. Maurizio Molinari, George Bush e la missione americana, edito dalla Terza. Nel risvolto di copertina di Molinari, del libro di Molinari, si legge: chi è l'uomo più potente del mondo? La sua storia, i suoi interessi, la sua fede. Perché crede di avere una missione da compiere e perché vuole convincerne il mondo? E allora, Bush crede di avere una missione da compiere? Quando un cristiano rinato riscopre la fede, si chiede costantemente qual è la sua missione nel mondo. E vive la sua nuova fede chiedendosi: perché sono qui? Perché? Qual è la mia missione? A questa domanda drammatica, perché ha a che vedere con l'identità, Bush risponde, trova la risposta l'11 settembre, quando presidente degli Stati Uniti si trova con la responsabilità di difendere l'America dal nemico che è riuscito come mai prima nella storia a colpire sul suolo nazionale e a fare oltre 3.000 vittime. In quel momento che Bush dice: perché sono qui? Perché io sono me stesso? Perché ho sconfitto il bere? La ragione quindi è personale, profonda, al di là delle considerazioni politiche del momento. E quindi Bush vive la necessità di difendere l'America e di inseguire i terroristi come una missione personale prima che politica. Dunque Bush ritiene di avere una missione personale prima che politica. Il 9 ottobre scorso Alexander Stille ha scritto su Repubblica: benché Bush non sia arrivato ad affermare di essere l'unto del Signore, destinato da Dio a guidare il paese attraverso la crisi del terrorismo, molti dei suoi seguaci religiosi ne sono convinti. Quindi il presidente degli Stati Uniti è destinato ad assecondare un disegno divino, almeno secondo molti americani, secondo molti seguaci della fede evangelica. Ma quale dovrebbe essere la sua missione? Il nuovo Messia crede di dover salvare l'umanità? Il 6 marzo del 2003 il quotidiano La Repubblica manda in stampa un articolo in prima pagina il cui titolo è Bush, Dio e le armi. All'interno pubblica questa foto. Si vedono in primo piano Colin Powell, li vedete, George Bush, Donald Rumsfeld, Donald Evans a mani giunte e concentrati in preghiera. Sono le 8 del mattino di un giorno qualunque alla Casa Bianca. Nel cuore dell'esecutivo americano regna un clima particolare. La moglie del segretario generale della presidenza, Andrew Card, è ministro del culto metodista. Il padre di Condoleezza Rice, capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, è predicatore in Alabama. Michael Gerson, direttore del gruppo che scrive i discorsi presidenziali, si è laureato alla Wheaton College dell'Illinois, soprannominato l'Harvard Evangelica, e aderisce alle profezie dell'estrema destra cristiana che crede ad un imminente Armageddon e al ritorno dell'Anticristo, cui seguirà l'avvento di un nuovo Messia. Bene, questo è quello che credono molti milioni di americani, 60 milioni di americani che sono fondamentalisti protestanti, cristiani rinati si chiamano, e che credono nell'imminenza del secondo ritorno di Gesù sulla terra e pensano che la politica americana debba accelerare questo evento metafisico in cui l'America è naturalmente il grande impero del bene che combatte contro le forze del male e dell'anticristo, che in questa fase sono identificate con l'Islam.
Ogni giorno il personale della Casa Bianca partecipa a gruppi di studio sulla Bibbia. La presidenza sembra ormai una vasta sala di preghiera dove, tra una lettura collettiva della Bibbia e l'altra, gli uomini in carica gestiscono gli affari dell'America e del mondo. È politicamente utile in America parlare con il linguaggio del messianismo, diciamo, biblico, della Bible Belt, no? Che precisamente cos'è? È una lettura della Bibbia che si fa in America dall'Ottocento, in cui della Bibbia si coglie soprattutto l'aspetto di profezia del futuro, no? Cioè la Bibbia è come un manuale che ci rivelerebbe il futuro. È una lettura particolarmente bassa della Bibbia, naturalmente. Però gli americani, una grossa fetta, che appunto ha questa forza politica enorme, perché 60 milioni di elettori votano per Bush proprio perché lo sentono e lo credono come l'uomo che li conduce nella battaglia finale, che è la battaglia di Armageddon, del bene contro il male, B con la B maiuscola e male con la M maiuscola. E nella battaglia finale del bene contro il male, Bush, secondo i protestanti evangelici, è il generale che guida il conflitto e cambia le sorti dello scontro. Ma non è da solo. Federico Rampini, editorialista della Repubblica, scrive in questo suo libro dal titolo Tutti gli uomini del presidente. Mai nella storia una rete composta prevalentemente di teorici e opinionisti ha esercitato un peso così importante sui destini del mondo. Chi sono questi uomini così potenti e così influenti? Dunque, le persone sono Wolfowitz, Faith, Dov Zakheim, che sono, o sono stati, Dov Zakheim si è appena dimesso, sono stati diciamo i numeri 2 e 3 nel Pentagono, cioè il Ministero della Difesa. Il Jerusalem Post scrisse che questi signori frequentavano normalmente le sedute, le riunioni di questa setta ebraica estremista, che è quella dei Rabbi Schneerson, che sono i Lubavitcher, i quali pensano esattamente come i protestanti americani di cui parlavo prima, che bisogna accelerare diciamo il trionfo di Israele con la ricostruzione del Tempio, distrutto dall'imperatore Tito nel 72 d.C., in modo che Israele torni a essere sacramentalmente quasi l'interlocutore di Dio. Ma entriamo nel merito e tracciamo un profilo, anzi vari identikit, degli uomini del presidente. Ari Fleischer, portavoce della Casa Bianca con grado di ministro, ha accesso quotidiano al presidente Bush. Il portavoce della Casa Bianca è stato co-presidente del Shabbat's Capital Jewish Forum, organizzato dalla setta di Shabbat Lubavitch Hasidics. I Lubavitch, seguaci della Kabbalah, costituiscono una branca del giudaismo di cui la maggior parte degli israeliani, anche del Likud, auspica la scomparsa. Nell'ottobre del 2001, Ari Fleischer ha ricevuto il Young Leadership Award dagli amici israeliani di Lubavitch. Paul Wolfowitz, vice segretario alla difesa, il più estremo dei falchi. Il 9 dicembre 2001, il vice ministro della difesa, Paul Wolfowitz, ha acceso solennemente la menorah nazionale sul Campidoglio. Gli erano a fianco due rabbini Lubavitcher, l'onnipresente Levi Shemtov, il conduttore dei seminari politici, e suo fratello. L'idea che la setta Lubavitcher possa sussurrare alle orecchie di Bush e magari indicargli una qualche politica medio orientale a me sembra né più né meno che una delle tante teorie della cospirazione che circolano, sono di stampo antisemita, per dire che Bush di fatto è una specie di burattino nelle mani degli ebrei quando agisce nel Medio Oriente e che tutto quello che ha fatto, la guerra in Iraq e la guerra al terrorismo, è fatto per compiacere Israele. Questo a me sembra sinceramente ridicolo, tanto più se si guarda alla natura dei Lubavitcher. I Lubavitcher sono veramente una setta particolarmente
strana, ultra-religiosa, con la sua sede principale a Brooklyn, un gruppo messianico molto devoto al trasformare gli ebrei laici o gli ebrei non sufficientemente religiosi in ebrei super devoti, e questo è quello che fanno in giro per tutto il mondo con le loro sedi sparse anche in Italia e in Europa. Sono abbastanza doviziosi perché ricevono delle donazioni dai loro credenti, dai loro adepti, ma che abbiano un peso religioso o anche politico particolare, sinceramente non mi risulta e non lo credo affatto realistico. La novità assoluta, anzi, della politica di Bush è che si vede qui una convergenza tra i fondamentalisti protestanti, i fondamentalisti ebraici, gli interessi petroliferi, perché non va mai escluso e non è in contraddizione nella mentalità protestante: il successo nel business, negli affari, è indice di una specie di benedizione di Dio. Quindi il fatto che uno poi faccia anche i soldi con la Halliburton come Dick Cheney, o il sistema militare industriale che fa i soldi perché c'è in corso una guerra e quindi allora va bene, non è in contrasto, cioè questo cinismo di fondo, con l'idea del messianismo in termini protestanti. Credo che Bush, tuttavia, da uomo religioso quale egli è, cristiano credente, reborn Christian, cristiano rinato, si senta certamente partecipe del dettato biblico, e poiché la religione cristiana e la religione ebraica condividono profondamente questo punto di partenza, penso che senz'altro Bush si senta avvicinato agli ebrei da questo comune amore per la Bibbia. Insomma, quanto peso bisogna attribuire alle convinzioni religiose del presidente Bush e dei suoi collaboratori? Quanto conta, insomma, la fede nelle scelte della Casa Bianca? Nel lessico di tutti i presidenti americani ci sono i riferimenti a Dio. Ma nessuno prima di George W. ne aveva usati così tanti e così spesso. Quando Bush dice compassione, intende uno slancio verso il prossimo, il vicino, il concittadino, che nasce dall'agire nel rispetto dei precetti della fede. Così Bill Keller, direttore del New York Times, riassume la fede del presidente. Per affiliazione Bush è metodista. In termini teologici potrebbe essere definito un pietista, in quanto considera la religione più una questione di cuore che di intelletto. Ma comunque si voglia descrivere la sua fede, questa comporta un rapporto diretto tra credente e Dio. Non prevede preti o altre figure di intermediari né libri al di fuori della Bibbia, considerata dai gruppi dei cristiani rinati omnicomprensiva, dalla raccolta di ispirazioni poetiche alla ricetta letterale della vita. Gli attacchi dell'11 settembre sono vissuti da Bush come la prova da superare. La guerra al terrorismo è la missione che a lui spetta compiere. Lo dice di persona in più occasioni a Washington. I suoi discorsi sono disseminati di riferimenti religiosi. Un angelo corre nel turbine e dirige la tempesta. George W. Bush, discorso dell'Inauguration Day, 21 gennaio 2001. Dio non è neutrale. George W. Bush, discorso al Congresso, 20 settembre 2001. Il conflitto è fra bene e male. George W. Bush, discorso di West Point, 1 giugno 2002. Le tenebre non avranno ragione di noi. George W. Bush, discorso per il primo anniversario dell'11 settembre. Lo straordinario potere dell'idealismo e della fede del popolo americano. George W. Bush, discorso allo Stato dell'Unione, 29 gennaio 2003. Dunque sembrerebbe un presidente ispirato nelle parole e negli atteggiamenti, un Bush apodittico e apocalittico, un Bush teologo o quantomeno affascinato dai riferimenti biblici. Ma quanto queste letture religiose del presidente sono ben interpretate e quanto fanno realmente parte delle sue convinzioni personali? Allora ritorniamo al documentario di Aronson, quello di grande successo, realizzato e trasmesso dalla PBS. Sono passati 3 giorni dal tragico attentato delle Twin Towers.
14 settembre 2001. George Bush riunisce tutti i capi spirituali e politici del paese alla National Cathedral. Indice una giornata nazionale di preghiera in memoria delle vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre. Nelle ore e nei giorni immediatamente successivi agli attacchi, mentre dichiara guerra al terrorismo, Bush, nei suoi discorsi pubblici, utilizza nuovi argomenti. Il presidente non parla più solo di salvezza personale, ma utilizza temi biblici come il bene e il male. Questa è l'ora del nostro dolore. È troppo presto per avere una prospettiva storica, ma la nostra responsabilità nei confronti della storia è già chiara. Dobbiamo rispondere a questo attacco e liberare il mondo dal male. L'11 settembre ha cambiato radicalmente il ruolo di Bush, la sua immagine di sé e del suo posto nella storia. Fino al 10 settembre, Bush era stato una specie di metodista fai da te, cioè uno a cui la fede aveva cambiato la vita personale, risolvendo i suoi problemi con l'alcol e i familiari. Il suo Dio era una specie di terapia. All'indomani dell'11 settembre, nel giro di 24 ore, quel metodista fai da te è diventato un americano messianico e calvinista che parla di una missione dell'America. In ogni generazione il mondo ha conosciuto dei nemici della libertà. Oggi questi terroristi hanno attaccato l'America perché noi siamo i difensori e patria della libertà. Per questo è un nostro preciso dovere mantenere l'impegno preso dai nostri padri. Come cristiano evangelico mi sono trovato in piena sintonia con il modo in cui il presidente Bush ha posto la questione al paese. La lettera di San Paolo ai Romani dice che Dio ha istituito i governi civili per punire i malvagi e per premiare i giusti. A poco, però, l'assolutismo religioso dei discorsi di Bush inizia a creare dello sconcerto. Libereremo il mondo dai malvagi. Nessuno aveva mai visto un orrore del genere, ma neanche i malvagi, fino ad ora, hanno mai visto il popolo americano in azione. Adesso lo vedranno. Grazie a tutti. Non accettare l'esistenza del male nel mondo è una cattiva teologia. Eppure nel Vangelo di Matteo Gesù dice: perché vedi la pagliuzza nell'occhio del tuo vicino, del tuo avversario, del tuo nemico, e non vedi la trave nel tuo? Perché vedi il male in loro, ma non in te stesso? Ciascuna nazione del mondo deve prendere una decisione. O siete con noi o con i terroristi. Dire che loro sono cattivi e noi buoni, e chi non è con noi è con i terroristi, anche questa è cattiva teologia. Libertà e paura, giustizia e crudeltà sono sempre stati in guerra. E noi ora sappiamo che Dio non è neutrale. Il problema della sinistra è che alcuni pensano che Dio non sia schierato. George Bush e la maggior parte dei suoi sostenitori invece sono convinti che Dio lo sia, che sia dalla parte della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani. La nostra è la causa della dignità umana. 11 settembre 2002. Bush, ancora una volta, si richiama alla Bibbia. Questa idea di America è una speranza per tutto il genere umano. Una speranza che ha attirato a sé milioni di persone. Una speranza che ancora illumina il nostro cammino. E la luce risplende nel buio. E il buio non prevarrà. La luce risplende nel buio e il buio non l'ha sopraffatta. È un passo del Vangelo di Giovanni. Ma la luce che risplende nel buio e che le tenebre non hanno sopraffatto è la luce di Cristo, la parola di Dio. Bush, invece, vuol dire che è l'America, il raggio di luce che illumina il mondo.
Bush ha cambiato il significato del testo. Non riguarda più la parola di Dio, la luce di Cristo, ma noi. Noi, l'America, come speranza per il mondo. Di nuovo, anche questa è cattiva teologia. Posso capire che per molti a sinistra sentir dire che si sta facendo la volontà di Dio o portando a termine una missione divina è imbarazzante. Però questo è un problema della sinistra, non di George W. Bush. Bush è convinto dell'eccezionalità dell'America e questo lo colloca nel cuore della nostra storia e della nostra tradizione. Ma questo cosa significa? Che l'America è il popolo eletto? Assolutamente no. Che nella tempesta c'è un angelo, lo stesso che ha aiutato i nostri padri fondatori? Ecco, questo sì. Sì. Questo linguaggio da impero del bene, con Dio dalla nostra parte e noi in missione divina, mi sembra sia la premessa per un uso improprio della religione. E penso che il resto del mondo, quando lo ascolta, ne sia spaventato, soprattutto il mondo arabo, che teme che sia l'inizio di uno scontro tra civiltà e di una guerra di religione. Ma siamo davvero di fronte a una guerra di religione? E quanto lo slogan di Bush, impero del bene contro impero del male, contribuisce allo scontro di civiltà? Bush usa l'espressione l'impero del bene e l'impero del male per descrivere lo scontro mondiale in atto, non come una formula morale o escatologica, a me sembra, ma molto di più come una formula politica. Infatti, quando dice impero del male, lui indica quella commistione di stati dittatoriali che apertamente o in maniera sotterranea finanziano il terrorismo, proprio perché l'uso del terrorismo gli consente alla fin fine di seguitare a reggere con prepotenza e con una specie di fascismo islamista i loro stessi paesi. Quindi diciamo che è più una versione politica del conflitto che non una versione messianica. Bush vede in questa unità di terrorismo e di stati autocratici che lo finanziano quello che effettivamente, insomma, se vogliamo usare un'espressione che a noi europei può apparire iperbolica ma che ha un qualche significato, produce il male di oggi, che è il terrorismo che ha ingaggiato questa profonda guerra contro l'Occidente, contro le democrazie e contro cui le democrazie chi più chi meno si battono tutte quante. Ancora una volta scontro di civiltà e guerra di religione. In un reportage di Maurizio Molinari pubblicato sulla Stampa del 9 ottobre scorso si legge la dichiarazione fatta da un convinto sostenitore di Bush, il reverendo Thomas Trask, la più alta autorità spirituale delle Assemblee di Dio. Ecco quanto riporta Molinari. La fede è un sostegno alla lotta contro il moderno male del terrorismo. La fede consente a Bush di non tentennare di fronte alle sfide e la fede aiuta gli uomini chiamati a servire nelle forze armate. Fin qui le parole del reverendo Trask. Cerchiamo allora di entrare nel merito, cerchiamo di capire e soprattutto cerchiamo di vedere come il mondo, almeno il mondo di Bush e dei neoconservatori, si può e si deve trasformare, per esplicita affermazione del Presidente, nel nuovo ordine mondiale. Dalla metà del XX secolo il termine fondamentalista designa una forma di protestantesimo estremamente aggressiva ed intransigente, incentrata sulla lotta contro la decadenza culturale e contro la teologia liberale. Molti di questi movimenti aderiscono alle predicazioni di John Darby, un pastore inglese del XIX secolo, secondo il quale la fine del mondo sarà annunciata da una serie di eventi. I segni premonitori saranno la guerra, la comparsa di un nuovo ordine politico ed economico mondiale e, da ultimo, il ritorno degli ebrei nella Terra Santa promessa ad Abramo. La dottrina di Darby è stata resa popolare dai romanzi religiosi di enorme successo scritti dal pastore ultraconservatore Tim LaHaye. Secondo le profezie di Darby, diverse fasi precederanno la fine del mondo.
Durante il rapimento, i veri credenti raggiungeranno Cristo nei cieli. La tribolazione segnerà l'arrivo dell'Anticristo, che prenderà il potere nel mondo. Un episodio che sarà segnato dalla battaglia di Armageddon, prima del secondo avvento del Cristo e l'instaurazione del regno di Dio. Questa dottrina è sostenuta da famosi telepredicatori come Jerry Falwell e Pat Robertson, ma anche da D.L. Moody, il fondatore del Moody Bible Institute, nonché da Michael Gerson, l'uomo che ha scritto i discorsi di George W. Bush. Il giornalista Stan Kroc, sul magazine economico Business Week, ha fatto notare che dall'epoca di Saladino al regno di Saddam Hussein, i cristiani fondamentalisti hanno sempre visto ogni capo islamico come un possibile anticristo, o quantomeno come un loro persecutore. Dopo 7 anni di questa dominazione satanica, è il Cristo e i suoi santi, probabilmente rappresentati da George W. Bush e dai suoi collaboratori, ritorneranno e trionferanno sul male con la battaglia di Armageddon, un antico campo di battaglia vicino ad Haifa, nel nord dello Stato di Israele. Insediato a Gerusalemme, il Cristo regnerà pacificamente per 1000 anni, il millennio tanto atteso da questi credenti. Questa interpretazione biblica trova autorevoli portavoce tra gli uomini politici. Oltre a John Ashcroft, ministro della giustizia, anche Tom DeLay, eletto in Texas e attualmente capogruppo repubblicano del Congresso americano, professa tale dottrina. Quanto conta l'appoggio degli evangelici nelle scelte strategiche della Casa Bianca e nei successi personali di alcuni uomini politici? Insomma, quanto pesa il voto dei protestanti evangelici, dei telepredicatori che abbiamo visto, dello sterminato popolo della Bible Belt, sull'amministrazione più importante del mondo? Pur essendo il presidente più apertamente religioso degli ultimi decenni, Bush mantiene uno stretto riserbo sulla sua vita privata. Anche se dice ai suoi sostenitori che tutti i giorni legge la Bibbia, a differenza della maggior parte dei presidenti del passato, raramente lo si è visto andare in chiesa. Bush dichiara che la fede, pur essendo fondamentale nella sua vita, non incide sulle sue decisioni politiche. Eppure i suoi avversari sostengono che a partire dall'11 settembre molte sue decisioni hanno rispecchiato gli obiettivi degli evangelici conservatori, a tutt'oggi il suo blocco elettorale di riferimento. John Ashcroft agirà tenendo fede ai suoi principi. Quando Bush nomina ministro della giustizia John Ashcroft, molti cristiani conservatori che lo considerano un eroe approvano questa scelta. La ricerca sulle cellule staminali è importante. Sostiene la ricerca sulle staminali perché è convinto che l'embrione sia un essere vivente. Il Movimento per la Vita ne è entusiasta. Mi preoccupa una cultura che svaluta la vita. E come vostro presidente, credo che favorire e incoraggiare il rispetto della vita in America e nel mondo sia uno dei miei compiti. E di nuovo Bush entusiasma il Movimento per la Vita firmando la legge sull'interdizione parziale all'aborto, la prima legge federale a proibirlo, anche se parzialmente, da quando una sentenza del tribunale l'ha reso legale. George W. Bush è per la vita, ma vorrei sottolineare qual è la differenza tra lui e Ronald Reagan. Reagan era su posizioni molto simili, ma per istinto. Reagan, d'istinto, aderiva ai valori della tradizione, ai valori americani, alla cultura occidentale. Per Bush, invece, tutto questo è una salda convinzione di fede. E io sono sempre dalla parte delle salde convinzioni di fede, piuttosto che dell'istintività. Anche quando nomina i giudici costituzionali, Bush soddisfa le aspettative del suo elettorato religioso. Abbiamo bisogno di giudici di buon senso, che capiscano che i nostri diritti derivano da Dio. Questi sono i giudici che io voglio in aula. Nel 2004, negli appuntamenti tra una pausa e l'altra, Bush ha appoggiato la candidatura di 2 giudici federali, Charles Pickering e William Pryor, entrambi apertamente conservatori religiosi. E sono stati certamente anche i conservatori religiosi che hanno fatto la differenza nel voto di martedì scorso, quei 4 milioni di protestanti evangelici che, come ha sempre sostenuto il guru dello staff di Bush, l'architetto del successo Karl Rove, sono andati a votare e hanno scelto il presidente sulla base dei temi a loro più cari: aborto, pena di morte, omosessualità, famiglia. Loro a Bush hanno dato un mandato esplicito in difesa di questi valori. Ma rimane il fatto, naturalmente, che oltre alla politica interna, priorità della Casa Bianca, della prossima amministrazione e lo scenario
internazionale lo scacchiere della geopolitica mondiale, ovvero il futuro dell'umanità, la fine dei conflitti, la pace nel mondo. Un fatto questo di enorme importanza per tutti, che ci consente di porci un altro interrogativo. Bush ritiene di poter salvare l'umanità? Do solemnly swear. George Walker Bush, do solemnly. La missione di Bush assume contorni più definiti la sera del 29 gennaio 2002, quando, rovesciati i talebani e smantellata la rete nei campi di Al-Qaeda in Afghanistan, pronuncia di fronte al Congresso il suo primo discorso sullo Stato dell'Unione. Bush debutta proiettato in avanti. L'America è in guerra, l'economia è in recessione e il mondo affronta pericoli senza precedenti, ma gli Stati Uniti non sono mai stati così forti. Mette in guardia quello che definisce l'asse del male, composto da Iraq, Iran e Corea del Nord. Stati che dopo gli attacchi dell'11 settembre fomentano il terrorismo e mirano al possesso di armi di distruzione di massa da mettere a disposizione dei terroristi. Fra i tre stati indicati come sponsor del terrore, è ancora una volta sull'Iraq che Bush si dimostra più duro. Da 10 anni sviluppa antrace, gas nervino e armi nucleari. Caccia gli ispettori delle Nazioni Unite perché ha qualcosa da nascondere. L'avvertimento agli stati terroristi è esplicito. Anche a 10.000 chilometri di distanza non si sfugge alla nostra giustizia. E che non si possa sfuggire alla giustizia americana non è soltanto una frase di convenienza detta in una circostanza particolare. Il primo giugno dello stesso anno, cioè il primo giugno del 2002, Bush riprende il progetto elaborato da Dick Cheney, attuale vicepresidente, e da Paul Wolfowitz, il numero due del Pentagono, che gli stessi due avevano presentato già senza successo al padre, a Bush Senior, dopo la guerra, la prima guerra del Golfo nel 1991. Si tratta del documento che teorizza che gli Stati Uniti devono usare la sua supremazia per colpire in anticipo ogni paese in grado di diventare successivamente una minaccia. Questa è la teoria, l'enunciazione sostanzialmente della teoria della guerra preventiva, quella che nel gergo viene considerata la quarta guerra mondiale. Proprio nei giorni della guerra all'Iraq, James Woosley, già capo della CIA e intimo sia di Pearl che di Wolfowitz, di fronte agli studenti della UCLA, la maggiore università di Los Angeles, ha dichiarato che la quarta guerra mondiale è cominciata. Ma andiamo per gradi e mettiamo insieme i dati in nostro possesso. La fine dell'URSS, 1991, coincide con la pubblicazione sulla rivista Foreign Affairs del manifesto The Unipolar Moment, il momento unipolare, con cui un gruppo di intellettuali guidato da Charles Krauthammer, commentatore conservatore del Washington Post e premio Pulitzer del 1987, espone la teoria degli interventi militari da parte dell'unica superpotenza rimasta. L'anno seguente, 1992, mentre a Washington la discussione verte su come gestire un mondo senza più nemici, Paul Wolfowitz firma dal suo ufficio al Pentagono uno studio nel quale sostiene la necessità per gli Stati Uniti di mantenere la supremazia militare per prevenire l'affermazione di potenze rivali o nuove superpotenze, sia fra i paesi industrializzati che fra i paesi leader a livello regionale. Quel testo anticipa temi e termini della guerra al terrorismo dichiarata da George W. Bush dopo l'11 settembre. William Kristol fonda nel 1995 il settimanale Weekly Standard e un anno dopo lancia l'iniziativa New American Century, Nuovo Secolo Americano. Ebbene, bisogna tornare alla politica di Reagan su forza militare e chiarezza morale, senza avere timore di sfidare regimi ostili ai nostri interessi e valori. Si legge nell'atto di fondazione del New American Century. Fin qui le basi teoriche della guerra preventiva, studiate e messe a punto, come abbiamo visto, con anni di anticipo dai pensatori neocon. E poi l'applicazione pratica. Naturalmente, dopo l'11 settembre. Un anno dopo, nel settembre del 2002, la Casa Bianca diffonde un documento di 31 pagine,
Il National Security Strategy. Tre i punti salienti. Primo, bisogna aumentare la capacità di individuare e colpire avversari che si nascondono e camuffano. La prevenzione si basa sull'identificazione del nemico e quindi serve un maggiore impegno nel lavoro di intelligence. Secondo, poiché leader e cellule terroristiche si nascondono in posti irraggiungibili, bunker sotterranei o grotte in altitudine, per sfuggire alla sorveglianza dei satelliti, le forze armate devono dotarsi di ordigni in grado di penetrare terreni e montagne in profondità. Terzo e fondamentale, serve la volontà di agire, ovvero il superamento dell'idea che si attacca solo dopo essere stati colpiti. Non è più vero dunque che nel mondo moderno per colpire bisogna prima essere attaccati. Si può attaccare per primi e questa è la dottrina di Bush. È questo lo schema dei neoconservatori nello scacchiere della geopolitica mondiale. Il 21 marzo del 2003, tre giorni dopo l'inizio della guerra in Iraq, Crystal, Pearl e Dean all'American Institute hanno preannunciato le tappe successive di questa strategia. Cambio di regime in Iran e Siria, con un occhio alla Corea del Nord prima e alla Cina poi. E d'altra parte le parole del presidente Bush in questi anni sono state chiare e il suo pensiero è stato anche altrettanto chiaro. Il conflitto è il conflitto tra il bene e il male, dovremo combattere le tenebre e Dio non è neutrale. Dio non è neutrale. Il conflitto è fra bene e male. Un angelo corre nel turbine e dirige la tempesta. Le tenebre non avranno ragione di noi.